tutti ragazzi, buona domenica e come sempre bentornati su Pepper Rack Collectibles con le news della settimana. News che per questa settimana iniziano nel peggiore dei modi, ovvero con la notizia della scomparsa di Akira Toriyama, il fumettista, creatore e disegnatore di Dragon Ball, un'opera che tutti conosciamo e amiamo, chi più chi meno, ma comunque se ne va fin troppo giovane, all'età di 68 anni, un personaggio storico, iconico per tutti noi, per quello che è il mondo nerd, per gli amanti dei manga e degli anime. Comunque sia, la sua opera, Dragon Ball, continuerà ad esistere e attraverso la sua opera anche il nostro amato maestro Akira Toriyama. Detto questo ragazzi, andiamo avanti con le news, quindi torniamo diciamo a sorridere un pochino con due importantissime news da parte di Hot Toys, che sono finalmente, ve l'avevo detto che erano nell'aria e prima o poi li avrebbero tirati fuori sti maledetti, Bailan Skull e Shin Hati, direttamente da Star Wars Ahsoka. Si sapeva che sarebbero usciti, già ve l'avevo detto, ma finalmente abbiamo le immagini ufficiali e direi che possiamo essere più che soddisfatti. Quindi niente ricicli per questa settimana ragazzi, per fortuna, e direi che già andando a vedere Bailan sono molto soddisfatto del lavoro fatto. C'era qualcosa che non mi convinceva all'inizio nell'head sculpt, però più lo guardo più mi piace. Barba ovviamente, capelli scolpiti ragazzi, dimenticatevi innestamenti vari, e quello che mi sorprende neanche più di tanto, ma comunque mi voglio fidare di Hot Toys, è la cura nella scelta dei materiali per rappresentare sia l'armatura che appunto la veste di Bailan Skull, che come sempre Hot Toys pubblicizza come una grande ricerca di nuovi materiali per cercare di andare vicino alla realtà il più possibile, ma sembra che questa volta ci sia riuscita. Ovviamente parliamo sempre degli occhi che possono essere ruotati separatamente, tecnologia che è presente ormai da molto tempo in Hot Toys, ed ecco qui quello che vi dicevo, quindi la selezione meticolosa dei materiali per rappresentare l'armatura. Non vi so dire che tipo di materiale venga usato, ma sembra promettere molto bene. Io sono molto molto contento e molto soddisfatto di quello che ho visto finora per Bailan Skull. Questo è il solito riassunto finale ragazzi, quindi non parliamo di una valanga di accessori, per carità, ma basta che ci sia poca roba fatta bene, per quanto mi riguarda almeno. E qui sembra che i presupposti ci siano tutti. Andiamo come sempre a leggere qualche dettaglio. Parliamo del TV Masterpiece 125 di Bailan Skull, altezza 32 cm e 0 punti di articolazione. Qui Hot Toys ha voluto di sentire, non voglio sapere un cazzo, non ve li metto, mi faccio le statue da adesso in poi. Ovviamente ci saranno i punti di articolazione, raga, non so perché qui è 0. Poi, data di uscita, inizio o metà 2025, prima. Quindi primo quarto, secondo quarto del 2025, parliamo sempre del mercato orientale ovviamente, e andiamo a leggere se c'è qualche novità rispetto a quello che abbiamo visto già in foto. Abbiamo 30 punti di articolazione, quindi ecco c'è uno sbaglio quassù, e 32 cm di altezza, varie paia di mani, tra cui un paio rilassate, un paio di pugni, un paio di mani che possono tenere ovviamente la spada laser. Una mano sinistra nell'utilizzo, nella movenza dell'utilizzo della forza, e quattro mani generiche che utilizzano gestualità varie. Poi abbiamo il costume, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa riguardo i materiali. Nulla. Allora c'è ovviamente il mantello nero, molto figo, quello mi piace tantissimo. Infatti vorrei sapere anche voi se preordinerete Bailan Skull. Come pensate così, se avete già qualche idea di come esporlo, con o senza mantello? Io ho i miei dubbi, adesso fra poco ci arriviamo, vi dico perché. Poi abbiamo Dark Recall Fabric, tutto in tessuto, ma non parla, almeno per quanto posso leggere, del materiale utilizzato. Va bene così. La cosa ecco che mi salta all'occhio è che anche in questo caso
si parla di spade laser alimentate con l'USB. Quindi, io ragazzi, lo sapete, io soprattutto sul nuovo non mi voglio spoilerare troppe cose perché poi voglio anche il gusto della sorpresa, cosa che a molti bacchettoni qui sotto nei commenti darà fastidio, come è già successo. Quindi io non mi sono andato a vedere anche per quanto riguarda Darth Vader come funziona il discorso delle spade laser USB. L'unica cosa è che mentre con Darth Vader parlavamo di quella sorta di scatolina di alimentatore USB che andava messo dietro per alimentare quindi un filo dalla spada laser che passa vicino al braccio e va a finire dietro, si attacca e quindi si illumina, ok? Volevo sapere se in questo caso c'è il mantello, ok, in questo caso come si fa? Quindi sta dietro la scatolina, quindi non si vede nulla, quindi sti cavoli, può darsi, ma ecco, mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi lo sa, me lo faccia sapere, preferisco saperlo da voi piuttosto che andarmi a vedere altri video o altro, insomma. Andiamo avanti poi con Shinati, ovviamente in coppia con Vinyl Skull, tra l'altro ragazzi sul Colosso dei Nerd trovate un bundle per avere un pochino di sconto in cui potrete venderle anche insieme. E sinceramente, a meno che uno non sia particolarmente affezionato all'attore, che è anche lui defunto, di Vinyl Skull e voglia prendere solo lui, queste sono due doll che vanno in coppia, raga. E anche in questo caso direi che il lavoro è eccellente per quanto riguarda l'headsculpt, la somiglianza è direi pressoché estrema. Anche qui capelli scolpiti, dimenticatevi innestamenti vari. Anche qui cura dei materiali che mi piace tantissimo, così a una prima occhiata. Quello che mi piace sono anche i segni di usura dell'armatura, segni del tempo, del consumato, insomma, come vedete tutto il contorno dello spallaccio e della protezione del braccio. E questo materiale mi incuriosisce tantissimo perché mi piace tantissimo. Anche in questo caso, piccolo riassunto, avremo solo una spada laser effetto Whoosh, basetta rettangolare di Hot Toys, indimenticabile. E qui ci flexano varie cose, abbiamo un piccolo droide, varie paia di mani, la cintura che sarà in pleather e anche qui il mantello. Anche in questo caso, lightsaber che viene alimentata via USB, adesso andiamo a leggere i dettagli ovviamente, anche per lei TMS 124, quindi è precedente a Vinyl Skull, 29 cm di altezza, 28 punti di articolazione, stessa data di uscita di Vinyl Skull, quindi probabilmente arriveranno insieme, io spero almeno con un mese di ritardo, un mese o due, cioè tra uno e l'altro, perché potrebbe essere una bella spesa fatta tutta insieme. E qui abbiamo più o meno le stesse cose, quindi un paio di pugni, tre mani per la gestualità varie, una mano per tenere la spada laser e il costume più o meno quello che abbiamo visto in Vinyl Skull, non voglio ripetermi ragazzi. Stesso discorso, quindi spada laser alimentata con USB, curioso di sapere come. Ora lasciamo Hot Toys ragazzi per andare sull'altro grande annuncio da parte di Queen Studios con Inart. Poi c'è un altro ancora più grande secondo me annuncio che è quello di It, di Sideshow, che vedremo fra poco. Allora, qui abbiamo Paul Atreides tratto da Dune e le immagini raga parlano da sole, non devo dirvi nulla. Ecco, qui. Beh, si rifiuta di caricarle, quindi ve le faccio vedere così. Allora, la somiglianza è pressoché perfetta. Niente, il sito di Queen Studios, raga, ha deciso di non funzionare. Quindi ve lo faccio vedere da qui, chiedo scusa. Allora, ci saranno due versioni per Paul Atreides. E una con i capelli normali, quindi versione standard. I prezzi ancora stanno uscendo, guardi, proprio stamattina stanno per essere rivelati e si parla di intorno per noi 450 probabilmente, poi qualche sito ce l'avrà di meno, qualche sito ce l'avrà di più, eccetera. Per quanto riguarda invece la versione deluxe, che è quella con i capelli innestati, parliamo di sopra i 500, ovviamente, verso i 600 euro.
Le immagini, vi dico, parlano da sole, se solo potesse funzionare questo sito, ma la precisione, cioè, come è stata realizzata la Doll è qualcosa di assurdo, secondo me, sia dal viso di Paul Atreides, la fattezza dei materiali, tutto quanto rispecchia perfettamente il personaggio visto in Dune. Quindi, per gli amanti, io purtroppo ancora non linciatemi, ma ancora non ho visto né il primo né il secondo capitolo, cioè nella parte 1 e nella parte 2. Quindi non conosco bene il personaggio e quindi non ci sono particolarmente legato, quindi probabilmente salterò. Invece, ovviamente, non ve l'ho detto, ma prenderò Bajan Skoll e Scinati già preordinati. E niente, quindi fatemi sapere se invece a voi interessa e se siete disposti a prendere la versione deluxe o quella standard. Andiamo avanti con l'ultimo grande annuncio, che è questo fantastico hit tratto dalla serie del 1990, realizzato da Sideshow. E qui, anche qui, le immagini parlano chiaro, ragazzi. La cura dei dettagli di questo hit è fenomenale. Sono indeciso se prenderlo anch'io, perché in qualche modo 90 è la mia data di nascita, in qualche modo it l'ho vissuto, tra virgolette, e non ho nessuna figura di it, e questa potrebbe essere quella adatta perché è l'it più tradizionale, quello che tutti abbiamo imparato ad amare, chi per un motivo, chi per un altro, insomma. Questo hit è già disponibile sul Colosso, quantomeno il preordine, e il prezzo è quello che vedete qui a schermo. E come avete potuto vedere dalle immagini, è pieno di accessori, anche queste mani, pieno di accessori, tutto ovviamente in tessuto, due headsculpt con questa espressione inquietante e poi quella che abbiamo visto in apertura, che è quest'altra, che secondo me è veramente incredibile, cioè è assurdo. È davvero fotorealistico e quindi probabilmente la figure di It di quegli anni definitiva. Il prezzo è quello che è, ma è comunque un prezzo in linea con le figure in scala 1 a 6 che purtroppo ultimamente stanno avendo un aumento di prezzo graduale, e questa cosa non piace, non penso né a me, cioè non piace né a me né penso a voi. Ultimo salto, ragazzi, sul Colosso per vedere se c'è qualche altra novità, qualcosina di cui parlare. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti, mi sa, con Itachi, anzi con Goliath. Una menzione d'onore va fatta a questo fantastico Flash, anche questo degli anni 90, e il primo Flash, diciamo, io ci sono particolarmente legato proprio perché è il primo Flash che ho conosciuto, e anche questo è bellissimo ed è di Soso Toys SST 066, quindi ha già riscosso un enorme successo perché sono molte le persone sono legate a quel Flash, infatti sta vendendo tantissimo e il prezzo è abbordabilissimo, ragazzi, quindi comunque parliamo, Soso Toys realizza figure senza licenza, quindi approfittiatene finché potete perché è veramente un gran bel prezzo, secondo me. Poi questo è l'Itachi di SH Figures di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, anche questo a 68 euro è un buon prezzo, un'ottima qualità quella di SH Figures. Poi sono stati annunciati anche i preordini di SH Figures sempre di Luffy e Nami in questa loro versione Romance Dawn, bellissima. Poi, quest'altra figura di Storm Collectibles di Ryu tratta da Street Fighter 6, imperdibile, ed ecco qui poi i due Bajan Skoll e Scinati di cui abbiamo appena parlato, di cui i prezzi sono abbordabili, diciamo, per le figure che sono, quindi sono molto felice di questo. E poi Colosso dei Nerd, come al solito, propone un bundle per entrambe le figure per risparmiare qualcosina, che secondo me, ragazzi, se potete, è la cosa più consigliabile. Poi le consigliabile? Consigliata, scusate. Poi ci sono le incredibili tazze di Fantozzi, bellissime, e poi il Pennywise di It degli anni 90 che abbiamo visto fino adesso.
Detto questo, ragazzi, io direi che possiamo concludere qui il video. Spero di non essere stato troppo lungo, mi sono soffermato forse un po' troppo su alcune cose, vi chiedo scusa. Spero che come al solito vi sia piaciuto, voi sapete che questo è un appuntamento fisso del canale per il weekend, quando c'è della ciccia buona, della roba buona di cui parlare. E ultimamente direi che a parte qualche riciclo qua e là, comunque ci sono parecchie novità importanti per quanto riguarda le 1 a 6 e sono veramente felice perché è un ambito, quello delle 1 a 6, una scala che deve diffondersi. So che sono costose, ma devono diffondersi il più possibile perché sono dei veri e propri capolavori. Spero che queste news e che questo video arrivi a più persone possibile, che possa diffondersi appunto questa mania, questo collezionismo delle 1 a 6, perché vi dico, ragazzi, che sono veramente poche le persone, almeno che io conosco, che collezionano 1 a 6, quindi mi piacerebbe che questa cosa diventi più virale possibile per poter coinvolgere più gente possibile. Mi sono prolungato anche troppo, quindi basta. Vi lascio alla vostra domenica, che spero sia fantastica. E come al solito ci vediamo con l'appuntamento del martedì. Ci sarà un video bellissimo, raga, ve lo consiglio vivamente. Pat pat. E giovedì, con un unboxing particolare, vi dico solo che non sarà un Hot Toys. Detto questo, ragazzi, vi saluto, di nuovo buona domenica e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!